Se navigate su YouTube, e navigate, se no non mi stareste seguendo, avrete sicuramente visto che YouTube è pieno di classifiche. I migliori 10 cantanti, i migliori 10 razzi spaziali, aerei, stuzzicadenti, dentifrici, tostapane, televisore, ce ne stanno quante ne volete. E ovviamente a queste classifiche non sfuggono anche le macchine fotografiche. E quindi io non voglio sfuggire a una classifica di questo tipo. Le migliori 10 reflex 35 mm prodotte dagli anni 70 fino circa al 2000. Una caratteristica di tutte queste classifiche trovate su YouTube, che riguardano anche le macchine fotografiche, che si sforzano di essere oggettive, cioè far convincere l'utente di YouTube che è proprio così, non è un parere personale di chi fa questa classifica. E invece io non voglio convincervi che è una classifica oggettiva. In realtà la mia classifica è vero che è anche oggettiva, ma è molto soggettiva perché rientra in tante valutazioni che con la tecnica non hanno poco a che vedere, c'è una valutazione complessiva. Del resto, provando macchine che vanno, parlando negli anni 70 al 2000, è chiaro che non si può fare un raffronto tecnico, no? E come si fa a fare un raffronto di questo tipo? Quindi la mia classifica va a dei forti elementi soggettivi che vanno dalla bellezza della macchina fotografica, la simpatia dell'apparecchio fotografico, perché ci sono apparecchi simpatici e antipatici, e anche valutazioni di facilità d'uso, di economicità, di reperibilità, di costi e così via. Quindi queste sono per me le migliori 10 reflex prodotte dagli anni 70 più o meno agli anni 2000. Ci sono elementi di valutazione oggettiva, ma ci sono forti elementi di valutazione soggettiva. Quindi sono le migliori per me. Dopo che ne ho provate, come avete visto, tantissime sul mio canale. Ovviamente le macchine di cui parlo sono tutte macchine di cui ho avuto un rapporto diretto, nel senso che le ho provate tutte quante, le ho usate, mi sono divertito o meno, ma se non mi sono divertito non la troverete la macchina qua in mezzo. E quindi in questo senso qua sono le migliori 10 reflex, in base a tutte quelle che ho provato, in base ai miei gusti e aspirazioni personali, e anche però con delle valutazioni tecniche che però sono generali, non possono confrontarsi macchine di epoca così diverse dal punto di vista tecnico. Ciò detto, veniamo al decimo posto. Al decimo posto, senza che compaiano fanno su YouTube 10 che scoppia con i fuochi d'artificio attorno, al decimo posto, ma ci sta, è questa qua, la Zenit 122. Perché? Prima di tutto, a me le Zenit mi sono tutte simpatiche, a differenza di altre situazioni che mi sono meno simpatiche. La simpatia che deriva dalle Zenit è che loro a un basso costo e senza alcun tipo di pretesa riescono a produrre delle bellissime fotografie. La Zenit 122 è, diciamo, il massimo dello sviluppo economico, tecnologico, di usabilità delle Zenit, costa poco. Non è vero che si rompe così facilmente, perché poi ne hanno fatte a centinaia di migliaia, le hanno esportate in tutto il mondo, è facile da usare e dà grandi soddisfazioni. Perché dà grandi soddisfazioni? La grande soddisfazione deriva dal fatto che uno con poco ottiene molto, e invece la grande soddisfazione normalmente non si ha quando tu con molto ottieni molto, perché è ovvio, anzi a volte ti arrabbi pure perché scopri che con molto non ottieni quello che volevi. Quindi la Zenit, oltre a essere una macchina fotografica che è in grado di fare delle ottime fotografie, non deluderà nessuno, a meno che uno dica no, la Zenit no, perché io sono Leica, sono Nikon e via dicendo. Quindi chi, diciamo, non ha la puzza sotto al naso, che per lui la macchina fotografica deve essere qualcosa che esprima la sua personalità superiore, la Zenit darà grande soddisfazione a chiunque. E la Zenit 122 sicuramente è fra le migliori, se non la migliore delle Zenit, perché sono robuste, sono economiche, sono affidabili. Certo, non è che non hanno punti negativi, il punto negativo ce l'hanno. È molto limitato, il tempo di scatto minimo è un trentesimo di secondo, il massimo è un 5 centesimi di secondo. Certo, ha delle limitazioni tecniche, ma consideriamo che questa macchina costa davvero molto poco e permette di fare in fondo qualsiasi cosa. Poi,
ci sono altre, insomma, possono fare. Non ultima la questione che monta gli obiettivi a vite e non a baionetta, e quindi può montare una serie enorme, sconfinata di ottiche. Quindi questa qua per me è al decimo posto. E veniamo al nono posto. Immaginate che scoppia un 9 con i fuochi d'artificio in questa situazione. Al nono posto ci metto questa qua. C'è la Royal Flex SL35M. Questa è una macchina completamente meccanica, molto ma molto ben fatta, molto bella, un oggetto bello anche a vedersi, e che riesce a fare delle bellissime fotografie. È davvero una bella macchina fotografica che si trova poi, tra le altre cose, a prezzi più che accettabili. Magari potrebbe andare più in alto in classifica, evidentemente. Però bisogna ammettere che tecnologicamente è un po' limitata, perlomeno il nome che porta. I tempi di scatto, manca il mezzo di secondo, il tempo di sincronizzazione del flash è molto lento, un quarantesimo di secondo, porta laghetto del galvanometro, l'esposimetro, ma questo in fondo non è una grande limitazione. Ha anche delle parti in plastica, insomma. C'ha le sue limitazioni, ma però i suoi pregi vanno molto oltre le sue limitazioni. È davvero una bella e robusta macchina fotografica, ma che non può andare oltre perché ha queste limitazioni, bisogna ammetterlo. È un piacere sicuramente usarla, ma è un piacere anche vederla, guardarla. Vediamo chi ci sta adesso all'ottavo posto. All'ottavo posto ci metto questa qua, la Nikon FM, la prima, non quelle successive FM2 e così via. Questa è una bella macchina fotografica meccanica fatta dalla Nikon, che finalmente abbandonò il sistema della Nikon F con le forchette, con i cucchiai, i piatti, tutte queste cose qua. Questa macchina qua è una bella fotocamera meccanica. Certo, non era l'ultimo grido tecnologico, anche fatto di meccaniche, perché già si facevano le elettromeccaniche e così via, oppure di estrema compattezza come l'Olympus M1, però è un bellissimo apparecchio fotografico, fatto molto bene, affidabile sicuramente, esteticamente gradevole, e insomma non è il massimo della tecnologia, ma sicuramente è fra i massimi, fra affidabilità e facilità d'uso. Preferisco questa qua, la FM, alla FM2 che è venuta dopo, che è passata al tempo di scatto di un 4 millesimo di secondo, che non so quando uno usa, visto che già è difficile che si usi il millesimo, perché questa permette l'accoppiamento con i vecchi obiettivi Nikon pre-AI. Perché se li mettete sulle altre, oppure sull'FM2, rompete tutto praticamente. Questa invece ha mantenuto la compatibilità con i vecchi obiettivi, certo con la cosa stop down e così via, ma questa permette con soddisfazione e senza rompersi la testa, senza portarsi appresso un peso notevole, tutti gli obiettivi Nikon, o la stragrande maggioranza, ovviamente non penso che metto in autofocus qua sopra, questo non ve lo so dire. Quindi sicuramente questa qua va all'ottavo posto, bellissima macchina fotografica, la Nikon FM. Basta, diciamo così. E poi chi ci mettiamo al settimo posto? La Canon T70. La Canon T70 è stata una macchina veramente innovativa. La prima della serie è stata la Canon T50, ma era troppo poverella come macchina. Questa qua invece è una macchina fotografica completissima, con motore, un mirino luminosissimo, che è uno dei migliori che abbia mai visto. Ha tutte le funzioni possibili. Ha una bella linea, è innovativa, è tutta fatta di plastica, se è policarbonato. È davvero una bella macchina fotografica e la bellezza sta anche nell'innovazione fatta dalla Canon sulle linee, dopo che ovviamente entrarono, prima che entrassero le autofocus e così via. Quindi, secondo me, la Canon T70 sta al settimo posto. Immagina sempre il 7 che esplode, eccetera, eccetera. E vediamo al sesto posto e troviamo un'altra Canon, la Canon EOS 5. Ora, questa qua non si può dire che sia bella, perché decisamente è brutta. Il fatto già di metterci
il flash incorporato rende abbastanza grossa e ingombrante, diciamo, e tradisce la linea originale della Canon T90, che invece è veramente bella. C'ha tutte le funzioni di una macchina autofocus, velocissima e così via. Ma perché questa qua la metto nell'ambito delle prime 10 macchine fotografiche? Che questa c'ha una cosa che fa dimenticare tutto il resto, compreso il peso e l'imponenza della macchina fotografica. La messa a fuoco con lo sguardo. Una macchina che mette a fuoco con lo sguardo l'ha fatta solo la Canon, ma che funziona pure. Questa è stata la prima, poi è venuta la EOS 3, molto più sofisticata, però questa è stata la prima. Quindi la Canon 5, EOS 5, la metto sicuramente al sesto posto per questa cosa che chi non l'ha usata non si rende conto di quanto è divertente e utile. Poi dopo vorrebbe averla sempre, una messa a fuoco con lo sguardo, usando evidentemente le autofocus. Dice, vabbè, ma pure con le macchine normali, in fondo metti a fuoco con lo sguardo, con le manuali, giri la rotella, ma questa guardi da una parte, po', e ti mette a fuoco. Guardi in un altro punto, po', e ti chiude il diaframma per la profondità di campo. Cioè, questa caratteristica, anche se la macchina di per sé non ha altre situazioni particolari eccezionali, è decisamente bruttarella, la rende sicuramente al sesto posto. Andiamo nelle parti alte della classifica. E la parte alta della classifica cominciamo a vedere, diciamo a media classifica, la Minolta DinX5. Una macchina prodotta intorno agli anni 2000, che però è eccezionale. C'ha tutto ed è molto semplice da usare e non sbaglia un colpo. Quindi ha tutte le funzioni per uso fotografico, facilissima da usare, un bellissimo autofocus, sistema multizona. Poi, altra caratteristica fondamentale, è molto ma molto leggera e piccola. Mettiamo per esempio a confronto con la Canon EOS 5, che è decisamente molto grande. E quindi questa qua uno la può usare. Se vuole fare le cose più complicate, le può fare. Se vuole andare a fidarsi tutta la macchina fotografica, lo può fare. Con questa si può fare tutto ed è un piacere veramente ad usarla. Quindi, non solo è avanzata, è anche facile da usare, che non è una cosa da poco. E questa qui ha due cose che non vanno bene. Una che non dipende proprio dalla macchina fotografica, quella che vedete, che è anche bella esteticamente, è lo zoom dato in kit con la macchina fotografica, un 28-70-35-56, che io non l'ho buttata proprio perché è in kit con la macchina fotografica. È veramente scadente questo zoom. Non lo so come una macchina così bella ci metti una cosa del genere sopra. Questo però evidentemente non è colpa della macchina fotografica, perché qua ci potete mettere tutte le ottiche autofocus della Minolta. L'altra cosa che non è proprio eccezionale è l'ingrandimento del mirino. È un po' piccolo, l'immagine che si vede è un po' piccola in verità. E quindi però era un po' dell'epoca, tutte queste macchine economiche in definitiva avevano questo mirino non molto ingrandito. Se avesse avuto pure un bel mirino luminoso, beh, sarebbe stato ancora meglio nella classifica. E quindi, quinto posto, 5, faccio con la mano invece con un numeretto che esplode, abbiamo la Minolta DinX5. Andiamo ancora nella parte più alta della classifica. Quarta classificata è la Yashica FX 3. La normale, quella che ha un millesimo, che in fondo ha le stesse caratteristiche di questa qua, ma costa molto meno, però, anche se c'è una certa distanza temporale fra le due. La Yashica FX3, prima cosa, è bellissima, pulitissima nelle linee, funziona benissimo, ha una meccanica molto molto affidabile. Ci puoi mettere tutti gli obiettivi Yashica, ma anche quelli Contax. È davvero davvero una bella macchina fotografica. È chiaro che qua l'elemento di apprezzamento personale diviene forte, però bisogna dire che una macchina così economica, che funziona così bene e ci puoi mettere ottiche fantastiche sopra, beh, la fa rientrare nelle prime 10 ed esattamente al quarto posto. E andiamo nelle prime tre macchine fotografiche e andiamo al terzo posto. Questa qua, la Contax Aria, davvero una bella macchina fotografica fatta dalla Contax,
ma in realtà era Yashica che le produceva, quindi siamo sempre alla famiglia Yashica. Molto semplice da usare, molto completa, con tre sistemi di esposizione, multizona, frequenza centrale, spot, c'ha il motore, piccola, a differenza delle altre Contax che erano dei mattoni incredibili. Insomma, veramente, viene intercambiabile, insomma, è quasi una professionale questa qua, ma molto molto piccola e compatta, bellissima anche nella linea, semplice da usare. Però c'è un rovescio della medaglia di questa Contax aria. Spesso, a volte, diciamo, presentano dei problemi di natura elettronica. Cioè, pure pensare, gli anni passano, insomma, questo pure è del 2000, sta macchina. E sono passati, quando sto facendo il video, 21 anni da allora fino adesso. E quindi i problemi con le macchine elettroniche ci possono sempre stare. Sicuramente le meccaniche sono più affidabili di quelle elettroniche. Ma questa macchina qua, magari con un obiettivo come questo, il tester 2.8, 45 mm 2.8, che è compattissimo e dà delle immagini non nitidissime, ma sicuramente suggestive, insomma, con una cosa del genere uno si porta appresso un complesso leggero e di grande qualità. Quindi terzo posto per la Contax Aria. E veniamo al secondo posto e facciamo un balzo indietro di una trentina d'anni. La Canon F. La Canon F è veramente una macchina che mi ha sorpreso tanto perché è una macchina elettronica e meccanica sofisticatissima per l'epoca, ma anche adesso, perché fare un otturatore di tipo meccanico, elettronico, meccanico per i tempi veloci fino a quasi un secondo e poi dopo per i tempi lunghi, elettronico, molto robusta, molto completa. Insomma, cioè, questa macchina era evoluta negli anni 70, ma è evoluta pure adesso. È un piacere veramente usarla, è un bel apparecchio fotografico. Certo, c'è stata F1, F1 nuovo tipo e così via, però troppo del professionale con le macchine fotografiche. Questa qua veramente è un bel apparecchio fotografico e difetti qua, sinceramente, come nella Yashica FX3, in verità non ce ne trovo. Cioè, non posso dire, ha dei difetti, voglio dire, non dei difetti che abbiano sbagliato qualcosa. Potevano fare meglio questo, potevano fare meglio quello. No, veramente una delle macchine, per così dire, senza difetti, nel senso che vi ho detto. E veniamo alla prima in classifica. Primo posto, numero uno che fa i fuochi d'artificio, vi gira per il monitor o per lo schermo dello smartphone, che è la prima migliore classificata ed è questa qua, la macchina migliore mai prodotta, reflex 35 mm dagli anni 70 fino agli anni 2000, è questa qua, Rimpus M4 TI. Questa macchina qua, prima di tutto, come le Olympus in generale, non l'ha fatto un team di tecnici diversi così qua, l'ha fatto Maytan. E la cosa incredibile di questa macchina fotografica è che ha un sistema esposimetrico che adesso è ancora insuperato. Il sistema esposimetrico di questa macchina qua non lo trovate nelle macchine digitali, forse manco servirebbe, ma non lo trovate nemmeno nelle analogiche più avanzate dell'epoca, anche successive. Qualcosa c'era la Canon T90, molto simile a questo, ma confusionario dell'uso. Il sistema esposimetrico dell'Olympus M4T è, come vi ho detto, multizona, preciso altezza di diaframma e soprattutto vi fa ragionare. Con questa potete anche fare il sistema zonale all'Adams, usare il flash con variatori di potenza. Insomma, questa macchina qua fa entrare, mentre la Zenit 122, diciamo, vi fa entrare nel mondo della fotografia, ma vi fa imparare con tutte le basi. Con questa invece imparate ad entrare in maniera approfondita nelle tecniche di ripresa. E vi ho detto, un altro sistema esposimetrico come questo non è stato mai fatto. Questo è il migliore in assoluto. E penso che sia oggettiva questa cosa. A meno che non voglia dire, vabbè, ma ci sono i Matrix, i multizone. Sì, ma quelli non vi fanno pensare. Questa qua invece vi costringe a pensare. Certo, se volete usare la normale priorità dei diaframmi, così ve lo fa. Ma vi costringe, se volete approfondire tutte le possibilità che vi dà una macchina del genere,
Questa vi costringe sicuramente a pensare, a riflettere e a imparare, ma ai livelli più alti, la tecnica fotografica. In realtà c'è lo M4 e lo M4T. Fra le due è meglio questa qua. Perché lo M4, che è praticamente equivalente, quasi uguale a questa, c'aveva il problema come lo M3, che se lasciavi le pile dentro si scaricavano, c'era una dispersione di corrente. Qua invece l'hanno risolto, meno male, hanno risolto il problema. L'altra cosa è che questa qua, oltre ad avere la lettura del flash TTL e così via, permette con un particolare flash, vale l'FP280, di sincronizzare su tutti i tempi di scatto, sincronizzare tutti i tempi di scatto, sempre sfruttando la lettura TTL. Vi dirò che io quando devo fare delle fotografie più impegnative, dove voglio ottenere il massimo risultato, uso questa. Poi, titanio, costruzione robustissima, elettronica molto affidabile. Se puoi muovere una cosa più affidabile, prendo lo M3, che praticamente è un sistema esposimetrico molto simile a questa qua. Quindi questa è una professionale senza essere enorme in realtà. Quindi per me al primo posto fra le migliori 10 reflex mai costruite dagli anni 70 fino agli anni 2000 c'è questa qua, l'Olympus M4T. Da preferire alla normale Olympus OM4. E con questa classifica, e finalmente l'ho fatto pure io una bella classifica, vi saluto.